ADN Cronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno, oggi è giovedì 16 maggio. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Cristiano Iovino. È al centro di uno dei casi più discussi degli ultimi giorni, l'aggressione ai suoi danni avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua abitazione in zona Portello a Milano, Cristiano Iovino. Per la vicenda, la Procura di Milano ha iscritto il rapper Fedez all'anagrafe Federico Lucia per rissa, lesioni e percosse in concorso nel fascicolo che riguarda l'episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer. Da quanto si apprende, i denunciati sarebbero 5-6. «Io non c'ero e dalla telecamera non si vede niente», le parole di Fedez, ospite al Salone del Libro di Torino. Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto, poco dopo, è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome di mezzo, non ci sarebbe la notizia. Romano, 37 anni, Cristiano Iovino, vive tra la capitale e Milano, ma spesso si sposta anche all'estero per seguire i suoi clienti. L'imprenditore, personal trainer e influencer, ha fatto spesso parlare di sé. Recentemente è stato chiamato in causa nella burrascosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo essere stato inserito nella docuserie Unica su Netflix per il famoso caffè preso con la conduttrice. Oggetto delle attenzioni delle cronache rosa, a Iovino nel corso degli anni sono stati addebitati diversi flirt, l'ultimo in ordine di tempo quello con Soleil Sorge, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Del 2015 la relazione con Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex tronista di Uomini e Donne. 2 anni più tardi una storia con l'attrice Alessandra Ferrara. Del 2018 un flirt mai confermato con Giulia De Lellis. Fisico statuario, capelli castani, amante dei tatuaggi e della bella vita, sul suo profilo Instagram, dove posta i suoi viaggi da Ibiza ad Amsterdam passando per Indonesia, Dubai, Costa Rica e Brasile, vanta 63.000 follower. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adncronos.com.